Buongiorno dalle studi di Obiettivo News. Oggi, 10 febbraio, è Santa Scolastica ed è anche il giorno del ricordo, una solennità nazionale italiana che si celebra ogni anno il 10 febbraio, a partire dal 30 marzo 2004, giorno in cui è stata istituita con la legge 92. In questa giornata si tengono una serie di celebrazioni e attività che coinvolgono le istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica fino ai comuni singoli. Lo scopo del giorno del ricordo, così come stabilito dalla legge 92, è quello di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra, 1943-1945, e della più complessa vicenda del confine orientale. La celebrazione avviene quindi in onore del ricordo di tutte le vittime dei massacri delle foibe, di eccidi compiuti a danno della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e appena dopo ad opera dei partigiani jugoslavi dell'Otna. Il nome foibe, così come li chiamano in Venezia Giulia, fa riferimento agli inghiottitoi carsici, nei quali furono gettati molti dei corpi delle vittime. In occasione del 10 febbraio viene rilasciata una medaglia commemorativa ai parenti delle persone infoibate, vittime delle stragi di Fiume, della Dalmazia, dell'Istria e delle province dell'attuale confine orientale dell'8 settembre 1943. Le stragi delle foibe cominciarono appunto l'8 settembre 1943 con l'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassabile e terminarono il 10 febbraio 1947, il giorno in cui furono firmati i trattati di pace di Parigi.